che non comprendiamo mai. Gentile pubblico, amici sportivi, benvenuti a questa diretta del campionato di basket valevole per la Serie C regionale. Oggi di fronte il basket Zannella Cefalù contro il basket Paceco, partito già da 10 secondi l'incontro, già il Cefalù è avanti di 2 punti, risponde subito il Paceco con una tripla del numero 4 Letizia, si porta quindi in vantaggio. Ricordiamo ancora la diretta su CRM Piredio, sui 101.4, crmpiredio.it, in streaming, dove potete oltre che sentire vedere le immagini. Naturalmente aspettiamo i nostri due commentatori che arriveranno fra non molto. Intanto il basket Zannella ha messo a segno ancora un canestro, portandosi in vantaggio 4-3 a un minuto dall'inizio del primo quarto. Ricordiamo, questa è l'ultima giornata in casa per quanto riguarda il basket Zannella prima della sosta natalizia, poi ci sarà una trasferta a Palermo e poi la sosta, la lunga sosta natalizia per le festività. Questa è una partita che potrebbe consolidare il primo posto del basket Zannella Cefalù oggi di fronte quindi al Paceco. Anche per oggi il pubblico delle grandi occasioni. Volevo ringraziare il nostro editore Angelo Arduino perché dà la possibilità ai nostri radioascoltatori di seguire e di vedere soprattutto quello che succede sul parquet del Palla Ignazio Cefalù. Portapalla Angelo Lombardo, ancora scarica per il nostro capitano Monaco e poi mette dentro ancora 2 punti Walid Mumuni. 6-3 il parziale a 7.50 dal primo quarto. Ancora Angelo, un passaggio per Carmelo Marsala che non va a buon fine, palla quindi al Paceco. Dobbiamo ringraziare anche il buon Peppe Turdo che ci coadiuva nella parte audio. Ancora il Paceco in avanti con il numero 7 Oddo che subisce fallo da parte credo di Angelo Lombardo, quindi palla al Paceco. Che però vede il recupero del capitano Carmelo Monaco, scarica per Peppe Terrasi, ancora palla per Angelo Lombardo, ancora Mumuni, perde palla il Cefalù, contropiede da parte del Paceco, sotto canestro, sbaglia il numero 10, Enzelia. Portapalla, chiama schema Angelo Lombardo. Mumuni, sotto canestro per Peppe Terrasi che mette a segno l'ottavo punto per il Cefalù. 8-3 per il basket Cefalù. C'è una bella penetrazione da parte del numero 13 Letizia che non va a segno. Adesso il Cefalù che conquista palla, ancora Carmelo Monaco, scarica per Angelo Lombardo che chiama, ancora scarica per il capitano Carmelo Monaco che mette a segno la tripla. 11-3 per Cefalù.
La palla che gira sul canestro va a buon fine questo tiro per il Pacheco, 11-5. Ci prova anche Carmelo Marsala, un tiro da tre che però non va a segno. Fiasconaro chiama subito i suoi, il coach Massimiliano Fiasconaro. Rimessa per il basket Cefalù, palla a Peppe Terrasi, non riesce a realizzare, allora il Pacheco che porta palla con il numero 7 Oddo. Ancora sfruttano tutta l'azione il Pacheco, il numero 13, che però perde palla subito. Un rilancio per Mumuni e allora si ragiona per il basket Cefalù. Ancora Angelo Lomba, ancora il capitano dalla lunga distanza, Carmelo Monaco mette a segno ancora una tripla, 14-5, a 4.55 alla conclusione del primo quarto. E intanto risponde subito il Pacheco con il numero 10 Enzelia, 14-7 per basket Cefalù, che avanza con, che attacca con adesso Carmelo Marsala, anche lui tenta la tripla, non va a buon fine. Ancora Carmelo Monaco, ferro per lui, purtroppo non va a segno. Allora il Pacheco che porta palla con il numero 7 Oddo, cerca di servire un compagno, l'azione bloccata, penetrazione Mumuni, non riesce a realizzare. Ancora in avanti il Pacheco con il numero 14 che cerca un tiro improbabile dalla lunga distanza, non riesce a realizzare. C'è un fallo chiamato al Pacheco, il numero 14 Pollina. C'è sospensione, credo. Chiamata dal Pacheco. Il coach Dino Barbera cerca di richiamare i suoi. 14-7, 3:48 alla conclusione del primo quarto. Ricordiamo, campionato maschile Serie C, diretta CRMP Radio, crmpradio.it. 14-7 il parziale, noi davanti la capolista Zannella Basket. Intanto volevamo ringraziare ancora una volta il nostro editore Angelo Arduino che ci permette di arrivare sino a casa vostra con l'audio, ma soprattutto con le immagini. Quindi crmpradio.it in streaming, in diretta dal Pala Ignazio Cefalù per questa ennesima e ultima fra l'altro giornata prima della sosta natalizia tra le mura amiche del Pala Ignazio Cefalù. Ritorna in campo il quintetto formato da Terrasi, da Monaco, da Lombardo, il capitano Carmelo Monaco, da Walid Mumuni. Volevamo fare gli auguri a Nino Scarlatta che ha avuto un piccolo incidente, il forte giocatore del basket Cefalù ha avuto un incidente, quindi oggi non è della partita. Volevamo fare gli auguri per una pronta guarigione. Palla al Pacheco che avanza con il numero 7 Oddo. Passi chiamati al numero 5 Basilico.
Quindi ricomincia l'azione, il basket di Cefalù con Carmelo Marsala, palla scambiata con Angelo Lombardo, ancora un fraseggio fra i due, palla al capitano Monaco. E ancora Lombardo che cerca di servire Beppe Terrasi, l'azione è stoppata in rimessa di fondo per il basket Zannella, se ne occupa Walid Mumuni. Ancora scarica per Monaco, Marsala ancora per Mumuni, sotto per il capitano Monaco, ancora per Angelo Lombardo che realizza. ...16-7 per il basket Cefalù, che attacca ancora con Angelo Lombardo, chiama schema Lombardo, palla per Marsala, ancora Lombardo, vediamo se prova ancora il capitano, no, prova ancora Lombardo. A conclusione dei 24 secondi, scusate, non riesce a mettere a segno il canestro del basket Cefalù, che comunque conduce per 16-7 a 2-28 a conclusione dei primi del primo quarto. Pacheco che avanza, che attacca, non riesce a realizzare, e allora palla subito al basket Cefalù. Chiamata fuori la palla, battezzata fuori dall'arbitro con le proteste del coach Fiasconaro. C'è intanto un cambio, fuori Carmelo Marsala, dentro Fabrizio Cefalù. Pacheco che avanza ancora con il numero 7, Oddo, penetrazione, scarica per il numero 14, Pollina che riesce a realizzare, 16-9 per il basket Zannella Cefalù, che avanza, palla a Monaco, Walid Mumuni, Walid tenta il tiro da tre, non riesce a realizzare, allora con questa palla il Pacheco, che avanza con il play, Oddo, chiama schema sotto canestro per il numero 9 Cardella, che fa girare palla ancora il numero 6, tenta un Barbera, tenta un tiro da 3 che non va a buon segno, ci prova adesso anche il numero 14, ma la palla è conquistata dal basket di Zannella Cefalù, che avanza con Angelo Lombardo, palla sotto per Walid Mumuni che realizza ancora, 18-9 a 1-6 alla conclusione del primo quarto. Pacheco che non riesce a realizzare, non è preciso sotto canestro, c'è un fallo fischiato ancora a favore del Cefalù, fallo fischiato al numero 10 Enzelia. Palla a Fabrizio Cefalù. Per Lombardo da tre, non riesce a realizzare Angelo Lombardo, allora con questa palla Pacheco. A 4:30 alla conclusione del primo quarto. Ricordiamo ancora il parziale 18-9 per Cefalù. Basket che difende. Intanto il numero 9 del Pacheco Cardella tenta un tiro che non riesce, c'è un po' di confusione a centrocampo, c'è un fallo fischiato adesso al numero 14 Pollina, fallo per il Cefalù, c'è anche un cambio per il Pacheco, fuori il 14 Pollina, dentro il 15 Martinez, c'è sospensione credo
chiesta anche dal Paceco, siamo già ai 4 falli per Pollina, quindi arriva anche la sospensione chiesta dal Paceco. Ne approfitta anche il coach Massimiliano Fiasconaro per parlare con i suoi, anche se il punteggio è abbastanza tranquillo. Primo quarto, ripetiamo il risultato, 18-9 per il basket Zanella, 2-68 per quanto riguarda il primo quarto di questo incontro valevole per il campionato maschile Serie C dalla Pala Ignazio Cefalù. Ricordiamo gli arbitri: di Giorgi di Palermo, Vizzini Francesco di Bagheria, gli arbitri che oggi sono chiamati a dirigere questo incontro